fare. Lascia sul viso rughe di dolore. Scorre veloce, non riesce a fermare. Scorre sul mondo. 17 aprile, fate come tutti quanti noi. Come tutti quanti noi. Salviamo il nostro mare dalle trivelle. Il 17 aprile votiamo tutti quanti sì e andiamo a votare. 260 di Pescara e anche noi come lo staff di Pescara Web TV voteremo il 17 aprile sì al referendum. Quindi mi raccomando, contiamo anche su di voi perché il nostro mare non si trivella, ma si ama. Il 17 aprile andremo tutti a votare sì per il referendum contro le trivelle, per salvare il nostro mare e quindi per impedire uno sfruttamento che sarebbe uno sfruttamento antiquato e sbagliato per le nostre coste. No alle trivelle, sì alle rustelle. Il 17 aprile io voto sì. Da qui un appello a tutti a dare un voto ragionato e convinto per difendere il nostro mare. Votiamo sì domenica prossima al referendum. Da sempre amo il mare e per questo che io al referendum voto sì. Il 17 aprile voto sì. Il 17 aprile fai come me, vai a votare. Vota sì. Tuteliamo il nostro mare. Diciamo no alle trivelle. Il 17 aprile, non cadere nella rete dei petrolieri. Vota sì in difesa del nostro mare. Voto sì contro le trivelle, perché ho sempre saputo, sin da ragazzo, che la trivella serve per un'altra cosa. Ma non è il momento di allungarsi su questo argomento. Ne riparleremo un'altra volta. Quindi io voto sì, 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 sì. Il 17 aprile io voto sì. Sì. Ad avutà. Domenica 17, andiamo tutti quanti a votare per il sì. Basta petrolio, basta inquinamento, basta inceneritori. Cerchiamo le energie alternative, soprattutto per un nuovo umanesimo e soprattutto per i nostri giovani, per i nostri figli, per i nostri nipoti, per le future generazioni. Andiamo tutti a votare, sì! Scorre veloce, non riesce a fermare. Scorre sul mondo e ti fa stressare. Io voto sì. Sì? Sì. 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 Tutti noi insieme componiamo la spiaggia e il mare. Andiamo tutti uniti, come le gocce del mare, a votare sì. Ecco, un invito a votare sì usando le loro parole e quelle di Papa Francesco, quando si rivolge al popolo libero e responsabile nel esprimere il loro dovere di avere massima cura della casa comune che è la nostra terra. Per questi e per tanti altri motivi, il 17 aprile noi votiamo sì. Vogliamo che vengano dismesse gli impianti e le trivelle che ci stanno e che non ne vengano costruite nuove, perché il mare serve, è sempre servito di ispirazione per i poeti, per i cantanti, per scrivere le canzoni. Non possiamo permettere che in futuro non ci sia un mare pulito a cui ispirarci. E voi direte, con che andate con la macchina senza il petrolio? Noi faremo di tutto, andremo con l'elettricità, con l'ossigeno, anzi vi dirò di più, andremo con l'immaginazione. Viva l'immaginazione, quello che loro non hanno e noi sì. Ciao.